il sindaco e questa squadra che ci ha permesso di vincere queste elezioni. Ora è un momento di grande responsabilità che mai nessuno è sottoscritto avrebbe mai pensato. Certamente con molta umiltà, perché l'umiltà è alla base di tutto e sono sicuro che con il lavoro poi ci saranno anche i risultati. Se saremo capaci di lavorare, soprattutto daremo a ognuno di noi la giusta fiducia al sindaco prima di tutto e riusciremo a realizzare belle cose per questo paese. Io sono entrato in campo non perché era previsto già da prima, ma proprio perché come tanti di noi sentiamo ancora questo paese. E come la stessa Valentina che si stava per sposare mai avrebbe pensato di fare questa campagna elettorale. Speriamo veramente che possiamo fare bene, sono contento, ho visto che nella nostra squadra ognuno per il suo è capace di tante cose, ci sono tante persone preparate che anche io ho scoperto e ho molta fiducia nel sindaco, in Vincenzo e in tutti voi di riuscire veramente a fare bene, perché con il lavoro e la partecipazione e ascoltare la gente anche con molta umiltà si possono fare grandi cose per fare bene e far ritornare Chiaromonte a un certo livello anche in questa zona come era una volta. Vi ringrazio comunque e vi ringrazio soprattutto che ci avete votati e siete stati vicino a me. È bello quando in un paese c'è libertà e credo che in gran parte ci sia stata questa volta, io ricordo tanti anni fa, non era questo il clima, quando c'è anche la possibilità di esprimere il dissenso e questo è il bello di un paese che può anche crescere insieme ascoltando anche il dissenso, perché non possiamo piacere a tutti, sicuramente ognuno deve essere libero di esprimere anche le proprie idee politiche in modo democratico senza che nessuno lo vada ad attaccare o glielo impedisca. Grazie a tutti e speriamo veramente di fare bene. Buonasera a tutti, saluto tutta la cittadinanza che sta partecipando attivamente a questo Consiglio Comunale, saluto tutti i consiglieri che compongono il Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza, e il segretario comunale. Io volevo ringraziare tutti i cittadini che con il loro voto innanzitutto hanno sostenuto la mia persona e hanno fatto sì che sono stato eletto in questo Consiglio Comunale. Poi volevo ringraziare gli amici del gruppo Liberamente Insieme che sono rappresentati in questo consiglio comunale dai consiglieri Laura Montemurro e Barbara Viceconte con cui abbiamo iniziato un percorso che a questa tornata elettorale ci ha fatto costituire, diciamo, insieme ad altri amici la lista Chiaromonte Rinasce. E diciamo che vi ringrazio anche il gruppo Liberamente Insieme, ringrazio anche loro per aver indicato me quale rappresentante nella giunta comunale. Poi un ringraziamento particolare faccio al sindaco Valentina Chioca per la fiducia che ha voluto darmi nominandomi come assessore e da parte mia durante il mio mandato metterò il massimo impegno e lavorerò quotidianamente sia con la giunta comunale con il vice sindaco Gerardo e sia soprattutto con tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza e la cosa più importante è quella soprattutto di lavorare insieme alla cittadinanza perché adesso l'ha detto prima il sindaco. Sono momenti molto difficili, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista sociale. Adesso non è il momento questa sera di ripetere tutte le difficoltà che sono state già dette da campagna elettorale e tutto il resto. Però è anche vero che adesso siamo in un momento di difficoltà, però siamo in un momento molto importante perché nei prossimi 5 anni ci saranno molte opportunità a disposizione, sia per quanto riguarda finanziamenti da parte dell'Unione Europea e dobbiamo essere noi molto bravi, sia noi amministratori che anche i cittadini che devono darci a noi degli stimoli per poter
essere in grado di intercettare le risorse a disposizione. Noi sicuramente lavoreremo quotidianamente e lavoreremo con impegno, con responsabilità e soprattutto con spirito di servizio nei confronti della cittadinanza e magari sfruttando anche le competenze di tutti, sia al nostro interno che a livello di tutta la popolazione, sicuramente intercetteremo queste opportunità presentando progetti, coinvolgendo la gente per fare in modo che Chiaromonte, all'interno del paese, che non si possa vivere, si possono creare condizioni migliori e opportunità di sviluppo. Però questo è importante, per fare questo veramente uno spirito di collaborazione da parte di tutti, anche e soprattutto del gruppo di Milano. Negli altri comuni, come recita l'articolo 12 del testo unico di PR 20 marzo 1967 numero 223, così come modificato dall'articolo 10,2 della legge 21 dicembre 2005 numero 270 e dall'articolo 3,5 aggiunto con la legge 27 gennaio 2006 numero 22. Ciò premesso, essendo questo consesso formato da 11 consiglieri, saranno da eleggere 3 componenti effettivi e 3 supplenti della Commissione elettorale comunale, tenendo presente che i componenti effettivi e i componenti supplenti dovranno formare oggetto di 2 distinte votazioni. Ciascun consigliere può esprimere un solo voto per ciascuna votazione. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a 2, se il Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Dovendo essere rappresentata la minoranza, qualora dalla votazione ciò non risultasse, si provvederà sostituendo l'ultimo degli eletti con il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve avvenire con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati. Il sindaco non partecipa alla votazione. Allora, procediamo alla nomina di 2 scrutatori, uno per la maggioranza e uno per la minoranza. Allora, Rafa Michele, Vice Conte, Rafa Michele, Vice Conte, Rafa Prospero. Allora, il risultato è il seguente: Vice Conte numero 3 e quindi viene eletta Cafaro Michele numero 4, Cafaro Prospero numero 2. Allora, i membri esettivi sono Vice Conte e Cafaro Michele per quanto riguarda la maggioranza e Cafaro Prospero per la minoranza. Quindi lo distribuiamo per quanto riguarda i supplenti.
Laura Mobile. Previa Ugo. Previa Ugo. Uno più uno. Grandi Nezzi. Grandi Nezzi. Grandinetti numero 4, per cui sono eletti per la maggioranza Grandinetti e Montemuro e per la minoranza Previa Ugo. Allora, vogliamo votare, votiamo la commissione. Così. Diamo anche la commissione elettorale comunale così composta dal sindaco, membri effettivi vice conte, Cafaro Michele, Cafaro Prospero per la minoranza, membri supplenti Montemurro, Grandinetti e Breglia Ugo per la minoranza. Votiamo la commissione dell'interezza per alzata di mano, votazione unanime, per l'immediata esecutività, identica votazione. La seduta è chiusa.